signor di bellezza, una fanciulla figlia d'un certo medico barbogio che qua da pochi dì si è stabilito. Io di questa invaghito lasciai padre e parenti e qua mi venni, e qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno. A quei balconi un medico, o cospetto siete ben fortunato, sui maccheroni il cacio v'è cascato. Come? Certo, là dentro io son barbiere, parrucchiere, chirurgo, botanico, speziale, veterinario. Insomma, il faccendier di casa. Oh, che sorte! Non basta. La ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua pupilla. Oh, che consolazione! E perciò... Psst, zitto! Cos'è? S'apre il balcone. Non è venuto ancora, forse... Oh, mia vita! Mio lume, mio tesoro, vi becco al fine, al fine! Oh, che madonna, come tardi biglietto! E ben ragazza, che il tempo è buono! Cos'è quella carta? Niente, niente, signore! Sono le parole dell'aria dell'inutile precauzione! Ah, brava! Dell'inutile precauzione! Che furba! Cos'è questa inutile precauzione? Oh, bella! E il titolo del mio dramma in musica! Un dramma? Bella cosa! Oh, che meschina! L'aria mi è caduta! Raccoglietela presto! Vado, vado! Ho inteso! Presto! Non temete! Son qua. Dov'è? Ah, il vento la porta via. Guardate. Io non la vengo. Ehi, signorina, non vorrei. Cospetto, costei m'avesse preso. In casa, in casa. Animo su. Ah, che dico? In casa presto. Vado, vado. Che furia! Quel balcone voglio far murare. Dentro dico! Oh, che vita da crepare! Povera disgraziata! Il suo stato infelice è sempre più mi interessa!